La vediamo qui nella versione touring, equipaggiata con il tris di valigia in alluminio GV Tracker Outback, composto dalle due borse laterali da 37 litri e il bauletto posteriore da 58. Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo test ride. Oggi proveremo la moto più venduta in Italia. Finalmente sono riuscito a mettere anch'io le chiappe su un CS1200 e questa è la versione rally. A mio avviso è la crossover turistica per eccellenza. Appena seduti sopra si sente subito che la sella è veramente morbida, le pedane sono in una posizione molto comoda e il manubrio è bello largo ed imponente. Premetto che questo non vuole essere l'ennesimo test ride presente su YouTube, ma è solo un video che racconta un po' le mie impressioni alla guida del nuovo CS1200. Il motore è il bicilindrico boxer raffreddato a liquido misto d'aria, è un motore da 125 cavalli. A me le testate in fuori sporgente non mi sono mai piaciute, ma devo dire che devo ricredermi, perché sono un punto a favore per questa moto, perché gli abbassano il baricentro e la rendono molto agile e molto maneggevole. Dopo, in quelle due curve che andremo a fare, vi renderete meglio conto di quello che vi sto dicendo. Il cruscotto sembra quello di un'astronave. Avevo qua un sacco di bottoni, un sacco di comandi e un display che è veramente una bomba. Guardatelo lì a colori, neanche le MotoGP hanno dei display così belli. Mamma che sound! Ha quattro mappature: Dynamic, Enduro, Rain e Road. Enduro naturalmente quella per farlo sterrato, la Road è quella da usare nei percorsi un po' più cittadini, la Rain quella da bagnato e la Dynamic quella un po' più aggressiva, che è quella che userò per fare il test ride. Qua davanti abbiamo un cupolino che protegge tanto dall'aria, sembra di essere nascosto dietro a un grande schermo. L'unica cosa che a me non piace, come dico sempre in tutti i test ride di moto con i cupolini abbastanza alti, sono queste pieghette qua, però vabbè, sono gusti personali. Il cupolino è regolabile tramite una comodissima manopola posta di fianco al cruscotto, quindi è una cosa che si può fare anche mentre si è in movimento. Questa è la versione full optional, quindi ha veramente su di tutto. Andiamo pianino, che qua si mettono giù i velox. Sembra di stare in poltrona. Come potete sentire, il sound di questo bicilindrico è veramente corposo. Considerando che lo scarico è quello di serie, si difende già bene come sound. Occhio al solito ghiaietto. Questa è la versione rally, quindi quella con la colorazione grigia e blu, il telaio blu, le pedane in alluminio appunto stile rally, l'ESA elettronico, che è il sistema di sospensioni elettroniche attive sul posteriore, che metto sulle borse, sale il passeggero, le sospensioni si autoregolano, non devo andare ad intervenire io con manopole varie. Questa moto monta anche il quick shift sia in salita che in scalata, quindi una di quelle chicche che a me piacciono veramente un sacco. Sentite qua, tempi di cambiata cortissimi. Mamma mia che stabilità in curva, nonostante ci siano delle disconnessioni, queste sospensioni qua sono una bomba, non si sente il minimo avvallamento. La frenata è molto buona, naturalmente monta l'ABS di serie e il controllo di trazione, che è disinseribile, come anche l'ABS, perché se vogliamo fare enduro queste cose bisogna appacciugarle in qualche modo. Quando siamo in curva sembra di stare su un binario, perché come la si imposta la si riesce a finire. C'è il cruscotto talmente tanto incasinato che non so neanche dove andare a pacciugare. Ha un sacco di gingilli elettronici, tra cui il cruise control, che è regolabile tramite i soliti pulsanti sul manubrio sinistro. E vedete come riprende.
Il display di serie si interfaccia con il telefono, la musica, il navigatore, e poi qua ci sono tutte le impostazioni relative al veicolo, che come cacchio faccio ad andare a selezionare? Menu. Ecco qua che sono riuscito ad entrare nel menu della moto. Guardate quante cavolo di impostazioni! Fa veramente vedere di tutto: temperatura dell'acqua, livello dell'olio, pressione delle gomme anteriore e posteriore, voltaggio della batteria e vabbè, tutto quello che riguarda i consumi vari della moto, quindi consumo medio, istantaneo, la percorrenza residua. Mamma mia, che motorino! Ora mi spiego perché quando le trovi sui passi e tu stai andando con la tua andatura allegra, te le trovi che ti fanno la cosiddetta riga in mezzo, perché dici, vabbè, ma grande com'è, come fa ad andare così forte? Ebbene sì, ce la fa ad andare così forte, perché il motore spinge un sacco ed è di una bilanciatura da far spavento. Quando la butti nelle curve non la senti nemmeno. Goduria! Vi faccio un breve spezzettone per farvi vedere il cambio elettronico. Tutto senza frizione, eh? Sentite che sdoppiate anche da solo quando scaliamo. Go! È una grandissima figata! Per essere una moto molto imponente, comunque non richiede grandi stazze. Infatti io sono di altezza media, sono 1,74 più o meno, e sono anche di corporatura abbastanza esile, ma non fatico a muoverla da fermo o a starci sopra, infatti ci tocco tranquillamente, non è eccessivamente alta di sella. La trasmissione è a cardano, ma questo non va ad incidere negativamente sull'erogazione, dando una mancanza di elasticità nel motore, anzi la fluidità devo dire che non manca mai. Non sono presenti on off di alcun tipo, in qualsiasi momento io posso andare a aprire e chiudere il gas, che non abbiamo seghettamenti. In questo test ride ho ripercorso la stessa strada che ho fatto nel test ride della Honda Crosstour 1002, appunto per avere un confronto più diretto di queste due moto che sono un po', diciamo, rivali dello stesso segmento. Devo dire che di primo impatto la Crosstour sembra un pelino più intuitiva. Non sto dicendo con questo che il GS non va bene, anzi, le sospensioni del GS sono nettamente superiori ed ora che le ho provate tutte e due riesco a percepire questa differenza.
potete prendere tutti i buchi che volete, che guardate, state di una tranquillità qua sopra, non li sentite proprio. Ieri mi sono fatto un viaggio da passeggero e devo dire che è molto comodo anche dietro, infatti la sella è spessa e ben imbottita, la posizione è comoda, non è da moto con ginocchi in bocca sicuramente. Guardate qua, una curva piena di buchi e la si fa tranquillamente. Cose che, per farvi un esempio, io con la mia Tracer volerei contro il muretto dall'altra parte se non ci sto attento. Abbiamo anche le manopole riscaldate. Il motore è ricco di coppia, si può accelerare anche a basse velocità alle marce più alte, che riprende senza esitazioni. Uno degli altri bei gingilli elettronici che troviamo su questa moto è il keyless, ovvero basta tenere la chiave elettronica in tasca e la moto si avvia da sola, cioè si avvia. Basta premere questo bottone che funziona come la chiave per accendere, spegnere o mettere blocco a sterzo, e idem per il tappo del serbatoio. Una volta che abbiamo la chiave in tasca, basta che tiriamo su la linguetta e il tappo si apre. Un'altra grandissima figata di questo cruscotto invece è che si interfaccia con il telefono e il navigatore. Tenendo premuto il tasto menu, qua sulla sinistra, si passa praticamente dalla modalità TFT a navigatore. I comandi sul manubrio, quindi la rotella eccetera, non andranno più a comandare il display, ma andranno a comandare il navigatore. Guardate, girando la rotella io posso zoomare la cartina sul navigatore, idem per fugnare in tutti i vari menu del navigatore. Menu, tutte le varie impostazioni, la bussola, coordinate, non coordinate, direzione, e poi si ritorna alla mappa. Se non si vuole comprare il navigatore, si può sfruttare il semplice smartphone installando l'applicazione ufficiale della BMW. E una volta impostata la rotta, noi vedremo sullo schermino, quindi in basso, la destinazione dove vogliamo andare, che abbiamo impostato sul telefono. Non ci mostrerà la cartina direttamente, ma ci mostrerà solo le indicazioni del percorso che abbiamo impostato. Vedete? Ci dà la strada con il chilometraggio, se andare dritto, svoltare, eccetera. Ragazzi, che dire, come al solito la conclusione dei miei video è sempre uguale. Se il video vi è piaciuto, non esitate a lasciare un like o dei commenti per chiedere qualsiasi cosa, sarò ben felice di rispondervi. Mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale.